Quando è iniziata la passione e quando ho deciso di intraprendere questa strada? Ok, è un po' complicato dire quando è cominciata, perché la risposta semplice, più semplice sarebbe da sempre. Però negli ultimi anni si è un po' entrata invece anche la passione per il DJing, soprattutto dopo il Covid. Però l'amore per la musica c'è da sempre e spero che sia infinito. Nonostante non abbia una famiglia di musicisti, però è sempre stata presente con del cantautorato italiano, i vinili dei Pink Floyd di mio padre. Ho tanti ricordi da giovane che sono stati i primi momenti in cui ho potuto ascoltare da solo quando rimanevo a casa, che ero malato, fingevo malato forse, e ho potuto ascoltare qualcosa da solo, musica classica, Vivaldi mi ricordo, o dei viaggi in Sardegna in macchina al tramonto, cioè sono dei ricordi molto forti che porto con me. E piano piano crescendo ho avuto la fortuna di circondarmi di persone che amavano pure loro la musica e quindi sono stato capace di prendere tanti generi di musica, dal rock, all'elettronica poi, dedicarmici per scoprire poi, qualcosa di più personale. E infatti ora che ho cominciato anche a suonare, ho potuto sperimentare tutti questi generi che, secondo me mi contraddistinguono, non mi piace focalizzarmi soltanto su una cosa, ma variare tra BPM e stili musicali. E questo sono sicuro che viene da tutta questa ricchezza di musica che ho avuto l'opportunità Che di prima hai ascoltato e ascoltare poi, da più certo. piccola, sì. Ok, e ti ricordi la tua prima esperienza davanti a un pubblico? Sì, che è stata recentemente, appunto, un anno e mezzo fa, più o meno, la prima serata che reputo serata, che è stata una serata piccola, però ero molto ansioso, certo, ma veramente felice di poter mettere appunto la mia musica. È stata in una casa in campagna con uno dei collettivi con cui collaboro, che è Dissidanza, e ho potuto dare il mio apporto non solo graficamente, appunto faccio il grafico di professione, e la passione per la musica con la grafica sono due aspetti che collaborano veramente tanto nella mia vita. Assolutamente. E a un certo punto ho potuto dare il mio apporto anche come DJ ed è stata una soddisfazione che Bello. porterò sempre con me. Il gruppo che appunto hai detto era Dissidanza, se ci vuoi un attimo parlare del gruppo. Certo, è un collettivo che è nato nel 2017, appunto il 6 gennaio faremo il settimo compleanno. È un collettivo da Firenze molto presente, soprattutto inizialmente con le feste illegali, free party in campagna, che ci hanno sempre contraddistinto. Siamo tanti, abbiamo sempre cambiato posizioni, passioni, generi musicali e questo secondo me è stato l'aspetto che ha contraddistinto di Dissidanza da sempre. Non è un collettivo che fa techno, non è un collettivo che fa bass music, ma siamo tutti differenti e questo lo rende a mio avviso Unico, ricco certo, e è unico. unico. Come appunto nasce invece questa passione della grafica e appunto come porti insieme queste due passioni, che comunque immagino entrambe abbiano Si bisogno sono di unite, a un certo tempo. punto si sono unite, che non è stato un momento specifico, ma è stato molto spalmato nel tempo. Vabbè, la passione della grafica in maniera molto semplice è nata con i graffiti fatti da più giovane, la passione per le lettere e il colore sicuramente. E poi con lo studio, con l'università ho potuto esprimermi anche nella maniera più digitale, video, poster, animazioni e questo poi la fortuna che ho di fare il grafico è che posso ascoltare anche tanta musica nel mio tempo libero e mentre lavoro Ti e invidio questo tantissimo questa cosa, non puoi sapere, non puoi capire quanto. sì, fare video è un po' più È meno complicato perché devi complicato. ascoltare quello che viene detto Però così bello, è importante questa è cosa, sì. tantissimo. Questo mi dà l'opportunità di conoscere tanta musica ogni giorno. Lavorando con Dissidanza o la Numa Crew o altre etichette discografiche mi permette di ascoltare intanto in anticipo la loro musica, che è una cosa di cui sono estremamente orgoglioso, e di poter dare il mio apporto in qualcosa che
mi emoziona e in cui credo. Ok, cioè, quindi diciamo la combo migliore ci possa essere comunque. Sì, spero che continui così, sta andando bene. Okay. Spero di lavorare sempre di più nella musica, non solo come DJ, non punto a essere futuro David Guetta. Certo, sì, ma, sì, sì, sì. Mi interessa di dare il mio apporto, di far divertire il piccolo pubblico che è davanti, fargli vedere che c'è tanta fotta, tanta passione. Sì. Ok, e condividere appunto ciò che ami te con sì, chi ti ascolta. Questo è un punto molto importante, la condivisione. E ultima domanda, come diciamo è il processo di ricerca per i tuoi set e come scegli la musica? Ok, bella domanda, è sempre diverso. Non mi piace essere statico personalmente, né che i miei set lo siano. Appunto questo, il mix che ho preparato per One Hour è fatto solo di produzioni musicali di donne e di vocalist femminili. Era una ricerca appunto che volevo fare qualche mese fa e ho avuto l'opportunità di sperimentarla. E ho potuto, diciamo, facendo questa ricerca ho potuto scoprire meglio tante artiste che già conoscevo e di scoprirne altre di nuovi che non conoscevo. E sono stato colpito molto di quanta varietà c'è. Poi dipende, in generale poi mi reputo versatile come stile. Abbraccio tutti i rami della bass music, però poi diciamo in un set, in una serata mi sento più libero di poter spaziare e di variare con i generi, mentre per un mixato come può essere questo di One Hour, per una radio cerco di un flusso ecco. un racconto anche, mi piace con i BPM o comunque con la carica che ti può dare una certa traccia audio e raccontare qualcosa. Spero di averlo fatto. Mi è piaciuto un sacco e quindi devo dire, su me l'esperimento direi più che funzionato. Quindi noi ti ringraziamo, spero si sia trovato a tuo agio, sì, si sia sentito libero. E quando vuoi passare, siamo qua. Grazie mille. Grazie a voi.